Tutti, buongiorno, abbiamo insieme al ministro Padoan convocato questa conferenza stampa per annunciare e condividere con voi i risultati del lavoro sulla legge di bilancio 2017 che ha visto un passaggio molto importante in sede di Camera dei Deputati e che è la dimostrazione che sì, certo, discutiamo e lavoriamo sul referendum, sulle varie questioni internazionali, ma questo è il punto fondamentale, il governo continua il proprio lavoro e la mia opinione è che questa legge di stabilità, così foriera di buone notizie, debba essere sottolineata e rimarcata esattamente come abbiamo fatto nella prima conferenza stampa, ma aggiungendovi le buone notizie ulteriori che il dibattito della Camera ha potuto permettere, con cui la Camera ha arricchito questo testo. Cioè, pensavo fosse difficile fare meglio di quello che avevamo fatto in Consiglio dei Ministri, però devo riconoscere che alcune buone notizie ulteriori, anche in attese, sono arrivate. E dunque di questo parliamo. Non di referendum o di altro, ma di questo parliamo perché è difficile trovare, i cronisti parlamentari del governo potranno sicuramente sbizzarrirsi risalendo la china degli anni, ma è difficile trovare una legge di stabilità così ricca di buone notizie come quella che i cittadini stanno per vedere approvata. Vorrei essere chiaro, questa vale in qualsiasi caso, quindi non è che una legge di stabilità all'Achille Lauro, come qualcuno ha voluto evidenziare e dire, è la legge di stabilità che ovviamente accompagnerà tutto il 2017. E allora io riprenderei paro paro, come dite voi da queste parti, apprezza la citazione romana e anche romanista, visto quello che è successo ieri sera. Perché no? Esattamente le stesse slide dell'altra volta. E passo passo, non paro paro, andare a verificare i dati, non tanto i dati economici che sono sostanzialmente gli stessi, ma i dati delle misure della legge di stabilità. Rapidissimamente, poi a voi la possibilità di fare domande, in particolar modo al ministro Padoan, sulle singole misure. Primo tema, competitività. Ci sono oltre 20 miliardi per l'industria 4.0, è confermato. A quelli che nelle ore immediatamente seguenti la conferenza stampa misero in dubbio la veridicità di questi stanziamenti, spero che il dibattito alla Camera sia stata la risposta alle vostre domande. Lo diciamo dunque alle imprenditrici e agli imprenditori: chi vuol mettere i soldi in azienda per fare innovazione e investimenti ha spazio per farlo quest'anno. 2017, non voglio dire ora o mai più perché non è così, ma gli incentivi fiscali, il superammortamento e l'iperammortamento ce l'hai nel 2017. È chiaro questo passaggio? È confermata, anzi impreziosita. Secondo punto, il fondo di garanzia alle piccole e medie imprese, che è già diventato legge perché stava dentro nel decreto legge fiscale, e dunque di conseguenza 1 miliardo fino a 25 miliardi di credito per le piccole e medie imprese, doveva essere, ricorderete, 900 milioni e invece 1 miliardo. Le tasse che continuano ad andare giù. Ora io poi credo che il Ministro potrà dettagliatamente illustrare anche i dati di cui mi spiegava prima e anche i dati dell'OCSE che mi paiono positivi. Leggo di qualche autorevole ex Presidente del Consiglio che sostiene che le tasse non siano diminuite. Va giù l'IRES al 24%, via l'IRPEF agricola, gli interventi sulle partite IVA, con buona pace del Presidente Monti, che invece ricordiamo tutti per altro tipo di segno di fronte alla pressione fiscale. Questo è il primo tema. Il Parlamento ha votato la nostra proposta. A me sembra una cosa straordinariamente rilevante e significativa. Sulle pensioni,
Abbiamo quantificato, non era quantificato l'altra volta, sono da 30 a 50 euro al mese per le pensioni più basse, non siamo riusciti ad arrivare agli 80 euro, ve lo ricordate, ma abbiamo fatto per la prima volta un aumento per le pensioni sotto le 1000 euro. Scusate, questa è una cosa molto importante, novità, la possibilità di ricongiunzione delle pensioni, attesa in particolar modo da giovani professionisti. Vi pregherei di sottolinearlo se avrete la compiacenza di farlo, perché è una cosa che tocca moltissimo gli interessi di tante donne e uomini. Sulla sanità ormai mi sembra che le polemiche stiano a zero, c'è un aumento evidente del fondo sanitario, si arriva a 113 miliardi, 2 miliardi di euro in più, in particolar modo epatite C, medicine, nuovi farmaci oncologici e vaccini, oltre alla stabilizzazione dei medici e degli infermieri. Più il fondo non autosufficienza, attenzione, non è 50 milioni, è 450 milioni, è un più 50 milioni di euro, cioè vi è un aumento di 50 milioni del fondo per la non autosufficienza, non c'è una diminuzione rispetto all'anno scorso, c'è un aumento di ulteriori 50 milioni di euro. Le altre misure sulla povertà, questo non è cambiato niente, sulla ricostruzione e sugli interventi l'unica cosa che è cambiata è che c'è purtroppo ulteriori denari da utilizzare, perché vi è stato rispetto al momento della presentazione della legge di stabilità un ulteriore terremoto che comunque ha visto, per il quale varrà il principio del dissesto dell'edilizia scolastica e del bonus ristrutturazione, oltre che delle misure tanto sulle infrastrutture quanto sugli investimenti, che sono le due misure che ricorderete stavano in quel fondone di cui parlammo nella conferenza stampa dell'altra volta, che penso che ricorderete, poi se avete bisogno vi interveniamo su questo. Scuola e università, il finanziamento del decreto 06 Reggio Children è diventato realtà, il modello Reggio Children, cioè si interviene per i bambini dagli 0 ai 6 anni con interventi strategici e non interventi tampone. Sulle scuole non statali sapete che esistono alcune realtà, in particolar modo nel Veneto, ma non solo nel Veneto, in cui di fatto le scuole materne sono gestite quasi esclusivamente da realtà parificate e noi abbiamo messo più soldi per loro. Quindi non abbiamo alcun timore a dire che abbiamo messo più soldi per le scuole materne che svolgono un servizio pubblico, contemporaneamente però abbiamo fatto la guerra ai diplomifici, cioè noi non abbiamo uno sguardo ideologico sulla scuola e abbiamo costretto il 9% delle scuole sostanzialmente ad andare verso le scuole che sono diplomifici a perdere il grado di scuola parificata. È una cosa che non aveva mai fatto nessuno. Andare a contrastare e a contestare i diplomifici. Sul cinema è stata approvata la legge sul cinema, quindi non vi disturbo su questo. L'importante è la voce sulle pari opportunità, anche alla luce di quello che è accaduto qualche giorno fa. Zero tasse sull'agricoltura, molti di voi posero dei dubbi la volta scorsa, vi ricordate? C'è anche la decontribuzione degli agricoltori under 40. Che era un tema che era stato discusso l'altra volta e io ci tengo moltissimo insieme all'IRPEF agricola e al Made in Italy. Le altre questioni sono rimaste sostanzialmente come previste, la famiglia, avete sentito il dibattito sugli interventi per la famiglia, ho letto, mi pare fosse uno studio della UIL, che le realtà più avvantaggiate da questa legge di stabilità, secondo lo studio che ho letto, è uno studio non ufficiale, quindi non prendetelo, studio ufficiale di un sindacato e non di un ente governativo, erano proprio le mamme che hanno la possibilità di accedere a dei fondi a cui prima non accedevano. Infine, le spese sull'immigrazione, tutta la questione europea, i 2,1 miliardi sulle periferie, sono tutti finanziati attraverso l'utilizzo dei fondi CIPE, come annunciato da noi a Bari, in sede di conferenza ANCI, lo sport, e qui manca la voce della cooperazione internazionale, su cui peraltro vi è un aumento di denaro anche in virtù del voto del Parlamento, e infine il rinnovo dei contratti, su cui noi siamo pronti, e
le vicende legate agli enti territoriali che sono state confermate per 3 miliardi di euro. I soldi, come avete visto, stanno, il risparmio in beni e servizi e minori spese in sanità che vengono lasciate alle singole regioni. Il ministro Padoan qualche giorno fa, la Guardia di Finanza, ha evidenziato con forza l'esempio delle siringhe, che detta così può sembrare una cosa poco semplice, ma è una cosa rivoluzionaria in Italia. Per chi segue il dibattito italiano, le siringhe costeranno dappertutto nello stesso modo. A me sembra una cosa fantastica. Cioè, finalmente si evita di avere l'atteggiamento per cui in una regione le siringhe costino 3 volte quello che costavano in un'altra, e la riorganizzazione dei fondi, oltre che gli interventi della nuova voluntary che è già stata approvata attraverso il decreto fiscale. L'operazione Equitalia è realtà, è un altro punto fondamentale, molti dicevano che non andava bene, che non si sarebbe mai fatto. Equitalia non cambia soltanto nome, Equitalia riesce a cambiare l'approccio del cittadino col fisco. Il deficit è il più basso degli ultimi 10 anni, la crescita è stata confermata all'1%. Io credo di aver detto tutto, anche le novità, a cominciare dal ricongiungimento delle pensioni che è particolarmente attesa, e lascerei nelle vostre mani il ministro Padoan per tutte le questioni e i dettagli. Non so se per Carlo mi sono dimenticato qualcosa prima su Ocse e dintorni, non so se per Carlo prima e poi le vostre domande. La parola al ministro Padoan. Su Ocse è uscito oggi, come forse sapete, il Global Economic Outlook che esce ogni 6 mesi. C'è una ricognizione dell'economia globale, c'è uno studio specifico su tutti i paesi membri dell'Ocse, non solo, anche sui G20. Cito 2 cose, anzi 3, che l'Ocse dice. Innanzitutto che giudica estremamente appropriata l'intonazione fiscale, la fiscal stance, come si dice in gergo, dell'Italia, perché è moderatamente espansiva pur nei vincoli di finanza pubblica, riafferma l'importanza delle riforme strutturali per non solo sostenere la crescita, ma per ampliare il cosiddetto spazio fiscale. E cioè, sembra un concetto banale, in realtà è molto importante, se si cresce di più in modo stabile ci sono più risorse a parità di crescita a disposizione nella finanza pubblica, e quindi questo è qualcosa che rende permanenti i risparmi che si fanno oggi e li proiettano in futuro. Terza cosa, qui però, anche se il dato è molto importante, vado con cautela, l'Ocse dà il debito in calo nel 2016 rispetto al 2015. Aggiungo per precisione che il metodo di calcolo del debito è leggermente diverso rispetto a quello usato dalla finanza pubblica, però la tendenza è importante. In ogni caso resta confermato che il debito si stabilizza. Ho letto spesso nella stampa italiana ma anche internazionale preoccupazioni per il debito che non accenna a diminuire. Questo è invece un dato che conferma come la solidità finanziaria del Paese continua ad essere perseguita. Questo metodo dell'Ocse sul debito mi piace, non so preciso ma sono convinto mi piaccia molto. Perché... Va bene, se ci sono domande specifiche, prego. Gianni Trovati, Sole 24 Ore, buongiorno. Tutte le misure che abbiamo visto riassunte nelle slide hanno bisogno di un passaggio al Senato che avverrà dopo il referendum. Alla luce di questo fatto, c'è come dire, una strategia, un preaccordo per un esame confermativo della manovra, o c'è il rischio di un esercizio provvisorio nel caso, diciamo così, la situazione politica degeneri, e nel passaggio al Senato è possibile recuperare alcune delle misure di cui si era discusso alla Camera, a partire per esempio da alcuni interventi sul sistema bancario? Allora, le prendiamo tutte, che dice? Facciamo le domande tutte complessive, quindi Trovati l'ha detto e va bene. Poi? Mario Sensini, Corriere della Sera. Presidente, sulla ricostruzione del terremoto. Voi avete mandato a Bruxelles, dopo il primo terremoto, quello di fine agosto, una valutazione del Dipartimento che quantifica in 5 miliardi i danni al patrimonio immobiliare privato. Una valutazione che probabilmente crescerà molto dopo gli ultimi terremoti di ottobre.
Parlate di 4,5 miliardi di risorse per la ricostruzione ed avete garantito il rimborso al 100% dei danni delle case dei privati. Nel bilancio quest'anno si trovano però soltanto 400 milioni di euro per il credito d'imposta più altri 135 milioni di euro per la messa in l'adeguamento sismico e i nuovi bonus edilizi. Vorrei capire che tempi immaginate per la ricostruzione delle case e soprattutto per rimborsare i cittadini dei danni subiti. Grazie. Ottima domanda. Nel frattempo hanno appena approvato la legge di bilancio in Parlamento, l'hanno fatta apposta per... hanno atteso che finissimo la prima ondata di domande per poi approvarla. Ora ci sarà una polemica istituzionale su questo. Prego. Buongiorno, John Folen, agenzia Bloomberg. Una domanda, visto la vostra presenza insieme. Molti ci chiedono cosa succede dopo il referendum. Lei ha affrontato il discorso se vota il sì, se vota il no. Se il vota il no, lei se ci può confermare se si dimetterebbe o meno e se si dimette, se poi c'è una possibilità di un Renzi bis oppure appoggerebbe il collega qui accanto a lei. Bene, è una domanda che sinceramente non mi aspettavo, cioè cosa succede se vince il no, una domanda che non ho mai ricevuto in questi mesi e quindi apprezzo l'aspetto inedito della domanda. Mauro. Sì, anch'io, evidentemente il referendum. No, cosa rispondete al Financial Times che parla di un rischio di fallimento per 8 banche italiane se dovesse vincere il no? Va bene, ci sono altre domande, possiamo finire? L'ultima, le ultime due? Ultime due qui in prima fila. Prima fila, grazie. No, e poi laggiù in fondo, le ultime tre allora, va bene? Prego. Luca Cifoni, Messaggero. Volevo chiedere sul contratti pubblici. Qui nella slide è stato menzionato il fondo. Domani c'è un incontro con i segretari generali dei sindacati. Mercoledì, no? Mercoledì, sì. No, volevo sapere se... si ritiene che domani si possa chiudere, quindi prima diciamo del possibile quello che succederà, sia alla luce delle complicazioni legali che eventualmente potrebbero venire evocate dalla ministra Madia sulla sentenza della Consulta, sia alla luce del fatto di acconsentire alla richiesta dei sindacati di avere un aumento effettivo di 85 euro, non inferiore a 85 euro e non come valore medio, che è la richiesta che hanno posto i sindacati. Bene. Lotrena Orba ha detto che sulla sanità le polemiche stanno a zero, ma in realtà ancora su Taranto e sui 50 milioni della manovra le polemiche sono ancora tante e sabato è previsto anche un sit-in qui sotto Palazzo Chigi ed è prevista al momento anche la presenza del governatore Emiliano. Che cosa risponde e se eventualmente incontrerà l'associazione dei genitori tarantini? Bene, le ultime due laggiù in fondo. Luisa Monforte, Omoni Roma. Volevo chiedere se eventuali risorse di un patto per Roma sono fuori dalla legge di stabilità e se sono previste quando. Prego. Paolo Crisafi, di Speciale Re. Volevo dire che abbiamo visto una serie di semplificazioni che sono state fatte dal governo. Ultimamente è uscito anche il decreto delle scia e ci sono una serie di atti governativi che vanno verso le semplificazioni. Si sono anche, per quanto riguarda gli investimenti, abbiamo visto i primi investimenti che sono tornati in Italia e c'è una attenzione da parte del mondo immobiliare e al mondo delle costruzioni. Volevo sapere se erano previste altre misure normative a favore, perché stiamo vedendo un orientamento positivo a riguardo. Allora, provo ad essere il più rapido possibile. Ognuno di noi può avere le proprie valutazioni su tutto, ma il dato di fatto è che con questa legge di bilancio le tasse continuano ad andare giù. Perdonatemi se insisto, ma non era un fatto scontato. Abbiamo vissuto una stagione della vita politica del nostro paese in cui le tasse andavano su, in cui c'era un terremoto e si aumentavano le sigarette, in cui c'era un terremoto e si aumentava la benzina, in cui quando non si sapeva come fare a quadrare i conti si alzava l'IVA. Quella fase è totalmente finita, perché la fase di, o perlomeno è finita col nostro governo, la fase della riduzione delle tasse è strategica e decisiva. Via l'IRAP, costo del lavoro,
via le tasse agricole, via l'IMU Tasi prima casa, gli 80 euro che vengono confermati per il terzo anno anche, diciamo, per tutti quelli che hanno le caratteristiche di stare sotto i 1.500 euro netti, ma vengono confermati anche in questo caso per il secondo anno per le forze dell'ordine, per i quali poi sblocchiamo anche tutto il rinnovo del comparto. Questo è il punto chiave, meno tasse. Dopodiché ci sono una serie di misure su cui possiamo ragionare. Trovati dice, al Senato che cosa accadrà? L'attività parlamentare va avanti e il Senato ha tutto il tempo per chiudere in tempi certi e ragionevoli questa legge di bilancio. Il fatto che abbiamo voluto approvare la legge di bilancio in prima lettura prima del referendum è un elemento anche di serietà istituzionale che spero, penso e credo sia apprezzato da tutti. Poi ovviamente nel merito delle singole misure toccherà al Senato esprimersi, al Parlamento, anche sulle misure a cui lei faceva riferimento, di quelle rimaste fuori per motivi di inammissibilità o d'altro. Quindi per noi il punto chiave è che la legge di bilancio è una legge di bilancio ben impostata ed è una legge di bilancio che il Senato approverà nei tempi che deciderà di avere e poi tornerà alla Camera per la lettura definitiva. Sulla questione di Sensini, sulla parte banche lascio tutto a Padoan, compreso la riflessione della Mauro sul cos'è, Financial Times? Sì, l'Economist era invece per il governo tecnocratico. Allora, il tema di Sensini sul terremoto, sì, è chiaro che noi abbiamo una stima dei danni che ancora non è puntuale. Devo dire, Sensini, che mi ha molto colpito la straordinaria efficienza dei soccorsi e questo ha immediatamente dato in là una serie di considerazioni critiche. Ah, perché ancora non avete un computo dei danni definitivo? Ancora è presto per farlo, ovviamente, considerate che ancora ci sono migliaia di persone che stanno fuori casa e quindi un'analisi puntuale dei dati è difficile da fare e con essa anche l'analisi della tempistica necessaria, perché il meccanismo del credito d'imposta ovviamente si sviluppa nel corso degli anni, quindi non è sul singolo anno 2017, e la ricostruzione partirà nel 2017, ma a nostro avviso le ricostruzioni, anche le migliori, sono durate almeno un lustro se non due, perché la ricostruzione è complessiva. Quindi tu hai un sistema nel quale è difficile oggi poter fare previsioni. Questo rende anche le nostre cifre naturalmente passibili di eventuali modifiche. Cioè noi non siamo nelle condizioni di poter immaginare se occorreranno ulteriori investimenti. Le dico una mia impressione, sì, ma ovviamente trattandosi di un dato ancora non ufficiale noi non possiamo inserirlo in legge di stabilità. Questi sono quei soldi che stanno però fuori dal computo del patto, almeno questi sono condivisi, cioè i soldi che servono per ricostruire stanno fuori dal computo del patto. Quello che noi abbiamo detto è invece ulteriormente ai sindaci di tornare a progettare sull'edilizia scolastica, ma se lei guarda la curva degli investimenti nel 2017 non è così grande, perché quando anche un sindaco finalmente tornasse a progettare, mi insegna, perché lei sa meglio di me, che prima di arrivare alla fase esecutiva e soprattutto alla fase di gara e di inizio dei cantieri, prima di avere il primo SAL, il primo stato d'avanzamento lavori, occorrono mesi se non qualche anno. Di conseguenza la curva che noi abbiamo visto degli investimenti è credibile e sufficiente per poter contenere tanto le spese sul terremoto quanto le spese di aumento che io immagino e auspico che ci siano sull'edilizia scolastica, su cui abbiamo peraltro chiuso proprio in questi giorni con la Banca Europea degli Investimenti, l'Europa che ci piace, 530 milioni di euro di ulteriori fondi per l'edilizia. Dunque il credito d'imposta, il credito fiscale è lo strumento perché il privato possa ricostruire,
È chiaro che questo strumento ha una sua efficacia non sul singolo anno ma su più anni, e questo giustifica la differenza tra le cifre a cui Sensini ha fatto riferimento e il fabbisogno complessivo. Mia opinione personale è che è possibile che nei prossimi anni vi sia la necessità di una verifica e di una revisione di questi dati, lo vedremo naturalmente, e nel caso andremo a insistere su altre voci, ma stiamo parlando del 2019-2020, questo è l'arco di tempo a cui faccio riferimento. Io direi di chiudere prima di lasciare al Ministro su se vince il no. Fatemi una domanda una volta ogni tanto se vince il sì. No, anche solo per par condicio, cioè, battute a parte. Noi sappiamo perfettamente che le tensioni e le difficoltà che anche ci sono nei mercati finanziari internazionali sono legate alle incertezze della politica. Dall'altro punto di vista, però, noi abbiamo bisogno di rispondere innanzitutto alle esigenze e alle certezze dei nostri cittadini, dei mercati rionali. Questa legge di stabilità risponde a quelli che vanno nei mercati rionali, non solo a quelli che vanno nei mercati finanziari. Ai mercati finanziari diciamo che abbiamo sempre ricevuto un messaggio: le riforme strutturali sono il principale asset per il futuro dell'Italia. Credo che lo abbiano detto sempre tutti, ovunque. E noi pensiamo che le riforme strutturali siano ciò che, di cui il Paese ha bisogno. E gli italiani domenica ci diranno se sono d'accordo o meno sulla semplificazione istituzionale che abbiamo proposto. Quello che avverrà ed accadrà in caso di vittoria del sì o in caso di vittoria del no è un argomento che non ha niente a che fare con questa legge di stabilità, perché la legge di stabilità è ben impostata e nessuno, credo ragionevolmente, potrà rimetterne in discussione i capisaldi. Poi non credo che siano tanti quelli che vogliono andare in Parlamento a dire no, vogliamo alzare le tasse noi, fatecele alzare a noi. Non credo, ecco, che sia propriamente così. Quindi ciò che avverrà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, lo vedremo alla luce della dinamica normale parlamentare. E come lei sa, in caso di il sistema istituzionale italiano è un sistema istituzionale che ha molti elementi di garanzia, per cui un governo c'è sempre, politico, tecnico, superpolitico, iperpolitico, ipertecnico. Lei non abbia timori sul fatto che noi faremo di tutto perché l'Italia sia nelle condizioni di affrontare le sfide. È chiaro che sono assolutamente certo e convinto che se l'Italia avrà modo di vincere la sfida del futuro e quindi di approvare la riforma istituzionale e costituzionale, mi sembra del tutto evidente che il Paese sarà più forte. Questo è un elemento oggettivo che penso sia condiviso anche da chi non condivide il quesito e vota no per altri motivi. Ma non deve essere questo il motivo per cui gli italiani votano. Quindi io dico agli italiani di votare sulla base del quesito, di entrare nel merito, di discutere di questo, di non lasciarsi condizionare da altri fatti. Poi le conseguenze, ciascuno di noi conosce quali sono le conseguenze del voto in un senso o nell'altro. Cercheremo naturalmente di chiudere mercoledì se ci saranno le condizioni per farlo. Il Ministro Madia è impegnata in questa direzione. È chiaro che chiudere significa trovare un punto di equilibrio e di compromesso, come è stato molto ben trovato sul tema dei metalmeccanici. E quindi noi siamo contenti di questo fatto. Quanto alla sanità, noi abbiamo messo soldi, la discussione sull'emendamento è abbastanza tecnica, non c'è stato un voto del governo, c'è stato il relatore, il presidente di commissione che ha dichiarato inammissibile quell'emendamento, poi ho letto del governo che ha fatto l'una o l'altra cosa. Ci sono molti soldi sulla sanità, in particolar modo, se non vado errato, ci sono circa 150 milioni o 200 milioni complessivi. La regione Puglia chiede che una parte di questi siano destinati
a Taranto, ed è del tutto legittimo che vi sia questa richiesta, che si faccia una polemica nei confronti del governo lo trovo francamente stravagante, nel senso che il governo ha messo 1,6 miliardi su Taranto, siamo disponibilissimi a ragionare di tutto ciò che serve per le realtà di Taranto, ma non è che se ci sono 150 milioni o se ne mette un tot a quello che vuole la Puglia oppure stiamo togliendo i soldi a chissà chi. Cioè, si tratta di un fondo nazionale di, mi pare che sia 150 milioni di euro, a cui la Puglia vuole accedere come le altre regioni, e io penso, spero e credo che si possa trovare un punto di soluzione che vada bene per tutti. Noi su Taranto abbiamo messo molti soldi, continueremo a lavorare, tutto ciò che serve per Taranto lo faremo. Questa polemica mi sembra molto strumentale, e il fatto che si immagini di fare un sit-in il giorno del silenzio elettorale ne è una ulteriore dimostrazione. Quindi inviterei tutti con molta tranquillità al buon senso. Da parte nostra c'è il desiderio di venire incontro alle esigenze di tutti, ci sono dei soldi in più per la sanità, questi soldi in più per la sanità il Senato può destinarli, non è che li può destinare soltanto a una voce di spesa della sanità italiana, ma disponibilità totale a ragionare nel merito con tutti. Se c'è un governo che ha messo 1,6 miliardi su Taranto, è questo governo, dunque di conseguenza figuriamoci se abbiamo un problema a dare una ulteriore mano. Però ecco, l'atteggiamento di dire che quel fondo in più che c'è o va a Taranto o niente è un atteggiamento che credo non veda il governo in una situazione di disagio, ma che penso debba essere discusso in sede parlamentare. Tra l'altro il governo è stato chiamato in ballo, ma ripeto, è il presidente della commissione bilancio che ha dichiarato inammissibile quell'emendamento, per cui siamo all'assoluta mistificazione della realtà. Noi siamo pronti a discuterne al Senato, si vada nel merito, si ragioni come, si discuta di cosa, quando e perché, ma si abbia un tono in cui probabilmente si rispetti anche il lavoro che è stato fatto dai parlamentari, i quali parlamentari evidentemente avranno avuto delle motivazioni per cui c'è da intervenire per Taranto, c'è da intervenire per le tante realtà dell'amianto, c'è da intervenire per chi ha un farmaco oncologico da portare, per chi deve sbloccare le assunzioni degli infermieri, ci sono casi di difficoltà in sanità in tutto il Paese, si abbia un tono maggiormente sobrio, mi permetto di dire, da parte nostra massima disponibilità ad aiutare Taranto, l'abbiamo fatto fino ad oggi, non vedo un buon motivo per cui dovremmo smettere ora, e sotto questo profilo suggerisco di utilizzare i canali e i tavoli tecnici che ci sono anziché le proteste nel giorno del silenzio elettorale, per me, poi naturalmente ognuno fa quello che gli pare e che crede. La disponibilità del governo è forte e rimane tale nonostante i toni francamente sorprendenti. Il patto per Roma, nelle altre città l'abbiamo fatto perché ci sono state fatte delle proposte e l'abbiamo firmato. I singoli comuni decidono a cosa dare le priorità, ci sono quelli che danno la priorità a fare ordini del giorno sul referendum e quelli che di vario colore politico si mettono a discutere nel merito. La regione Lombardia, il presidente Maroni, che non è propriamente un sostenitore di questo governo, perlomeno non mi risulta, e che credo voterà no al referendum, potete levare il credo, voterà no al referendum, ha chiuso con noi un accordo da 11 miliardi di euro, dicendo, appena ha sentito dire che c'era il rischio del governo tecnico, Maroni si è precipitato a firmare, perché? Perché è normale, è evidente che quando si fa il presidente della regione o il sindaco si mette al centro le esigenze dei cittadini, non le battaglie ideologiche, per cui se l'amministrazione capitolina avrà desiderio di entrare nel merito delle singole voci e di discutere, noi siamo a disposizione anche per andare nel dettaglio di quanti soldi diamo oggi, di quanti soldi abbiamo dato e di quanti soldi siamo disponibili a dare, ma deve essere chiaro che questo disegno è un disegno che non può contenere le spese delle Olimpiadi. Ho letto da qualche parte che qualcuno mi ha detto i soldi delle Olimpiadi ce li dovete dare adesso. I soldi delle Olimpiadi venivano dal CIO se c'erano le Olimpiadi. Se non ci sono i soldi delle Olimpiadi è perché i soldi delle Olimpiadi
vanno a Parigi o a Los Angeles. Non è che possiamo dire le Olimpiadi le fate voi, ma i soldi, le compensazioni le prendiamo noi. Si tratta di un atteggiamento che a mio giudizio non funziona granché, ecco, non è come chiedere, che ne so, l'affitto ai Musei Vaticani, è un altro Stato, ci cioè sono paesi diversi, bisogna rimanere nelle regole dello Stato e quindi abbiamo firmato l'accordo con Venezia, che è un comune di centrodestra, con la Lombardia, che è una regione guidata dalla Lega, con Genova, con Napoli. Napoli, non mi sembra che Napoli sia un'amministrazione governata da amici della mia forza politica, diciamo così, eppure ne abbiamo firmato, com'è sacrosanto che sia. Quindi disponibilità totale a lavorare con il Comune di Roma, purché il Comune di Roma abbia voglia di lavorare con noi e quindi ci faccia avere delle proposte e noi volentieri li ascolteremo, discuteremo. Prima di dare la parola al Ministro Padoan e chiudendo la parte mia, fermo restando che ho ricevuto messaggi tra chi dice che il ricongiungimento o ricongiunzione, cioè il dibattito aperto sull'espressione terminologica, si chiama ricongiungimento o si chiama ricongiunzione? Io so che per quello che ci riguarda questa è una grandissima notizia e vi pregherei di sottolinearla, veramente è importante sottolinearla. Stiamo discutendo di una cambio di prospettiva anche per molti giovani professionisti ed è un ulteriore segnale insieme alle partite IVA, all'IRES, all'IRI, alle misure che abbiamo messo in questa legge di stabilità. Alla fine questa legge di stabilità, in un ambito di 23 miliardi di tasse in meno complessive, è una legge di stabilità che dà agli italiani la possibilità di credere nel futuro e questo vale indipendentemente dalle valutazioni dei singoli. Mi piacerebbe che ci fosse l'onestà intellettuale da parte di tutti di riconoscere che le misure sulle pensioni, le misure su Equitalia, le misure sulla tassazione, le misure sulla famiglia, le misure sulla sanità con 2 miliardi di euro in più, sono misure che danno la possibilità agli italiani di vedere un po' di speranza. E mi sembra che non fosse scontato questo. Vorrei riprendere tutti i vostri articoli rompicapo legge di stabilità, non riusciranno a chiuderla, non ce la faranno. Invece gliel'abbiamo fatta. Ora però al Ministro Padoan la domanda facile, quella sulle banche, e quindi come dire, tutto il resto poi può parlare di tutto, ma insomma sulle banche mi sento più tranquillo se risponde Padoan. La domanda è facile, perché le banche citate nell'articolo Financial Times sono casi ben noti, non c'è nessuna nuova notizia. Sono casi diversi che vanno trattati con prospettive diverse. In ciascuno dei casi, in alcuni casi riguardano più di una banca, è ovvio, ci sono problemi diversi che richiedono strategie specifiche. Queste strategie sono già in via di implementazione, a diversi stadi di implementazione. In alcuni casi l'implementazione è talmente avanzata che siamo in fase di conclusione. Quindi ciascuno di questi casi si gestisce in qualche modo da solo, perché il management delle banche coinvolte, con il sostegno delle assemblee degli azionisti, hanno già deciso e deliberato piani di aggiustamento. Detto questo, come diceva il Presidente del Consiglio prima, è ovvio che i mercati finanziari non amino la incertezza, incertezza che in questi ultimi tempi è molto aumentata e non solo in Italia, e stanno valutando con perplessità la possibilità che una politica economica di riforme che è stata premiata negli ultimi due anni, andiamo a vedere le valutazioni sui mercati finanziari rispetto al caso italiano, che sono state premiate perché giudicate sostenibili, giudicate importanti anche per la stabilità finanziaria, sono messe in qualche modo implicitamente in discussione. Io non credo che lo saranno. Quindi non c'è nulla di strano in quello che viene scritto. Certo non è una situazione gradevole, a nessuno di noi credo piace andare per mare con il mare molto agitato, si preferisce un mare calmo, il sole, il cielo azzurro, ma tornerà e sicuramente varranno quello che in gergo, come voi tutti sapete, si chiamano i fondamentali, e cioè quelle cose che al di là della turbolenza finanziaria, che magari dura un giorno o due, guidano effettivamente l'andamento delle imprese, delle banche e dei paesi. Quindi l'articolo Financial Times è un articolo che mette insieme
tante cose, forse a lunedì non avevano altre cose da dire. Bene, fermo restando con tutta la nostra massima stima per i Financial Times, no, perché ho visto Filippo subito preoccupato. Se non ci sono altre cose, con questa bella... Era una domanda retorica, abbiamo fatto 8 risposte, quindi la ringrazio perché lei ci ha tentato, però non essendoci altre cose, all'8ª domanda, anche perché poi vado a fare Matteo risponde, quindi vado a disintermediare un po', vi auguro di cuore buon lavoro e vi auspico che la lettura della legge di bilancio così bella vi aiuti a trovare degli argomenti di grande, grande interesse per voi e per i vostri lettori. Arrivederci a tutti, grazie mille. Scusa, perdonami.